Venetian White Wine Experience, un modo nuovo di proporre grandi vini e territori. Bisol presenta la visione dell'evoluzione del mondo del vino attraverso un turismo esperienziale, un tour emozionale di quattro tappe, di cui parliamo quest'oggi con Gianluca Bisol. Grazie, l'occasione per parlare di questa nostra così visione di un nuovo modo di così conoscere, divertirsi con il mondo del vino, credo sia una bella opportunità per raccontare cosa abbiamo pensato. Pensiamo che il vino molto spesso ha rischiato di andare verso una interpretazione troppo tecnica che allontana un po' le persone con queste degustazioni iper tecniche, dove quasi uno si sente inadeguato perché magari non ha la stessa conoscenza del vino. Invece il vino deve essere, come è sempre stato nella storia, il biglietto da visita di un territorio. Pensiamo a quante volte di fronte a una bottiglia di vino insieme agli amici abbiamo detto: beh, sarebbe bello andare a visitare questo territorio dove ci sono queste vigne, queste colline, queste città antiche, specialmente città dove la tradizione del vino si accompagna alla tradizione della storia di questi monumenti, di queste belle costruzioni o rustiche o ville all'interno delle colline. E quindi abbiamo pensato che, avendo noi a disposizione ormai quattro tappe all'interno del Veneto, la prima a Venezia, in un'isola che ha dato i natali a Venezia 400 anni prima della Venezia che tutti conosciamo, che è l'isola di Mazzorbo, Torcello e Burano, dove abbiamo recuperato l'antico vitigno veneziano Dorona e dove abbiamo un ristorante gourmet, un'osteria contemporanea e sei camere. Ecco, quella è la prima tappa, vicino all'aeroporto, oltretutto vicino alle grandi collegamenti ferroviari, che può essere il primo momento di esperienza di un vino con un territorio. Attraverso questo vino si racconta la storia dei 120 viticoltori che nel 1700 coltivavano vigne nella sola isola di Torcello, e così di tutto il resto, dalla basilica più antica di Venezia, la chiesa di Santa Caterina e le bellissime case colorate di Burano. E poi la seconda tappa nei Colli Ugani, che sono le prime colline più vicine a Venezia, quelle che di sera, quando è il tramonto, si vedono come skyline sullo sfondo di Venezia quando è bel tempo. E lì c'è un territorio che è meraviglioso, perché l'origine vulcanica di questo terreno offre ai vini che ne nascono e che crescono in queste vigne un timbro davvero unico, molto minerale, con una bella acidità. E lì abbiamo sposato l'idea di Elisa, una giovane produttrice che con la sua azienda Maeli ha deciso di interpretare al massimo delle sue potenzialità il moscato giallo, e quindi diventa un'altra tappa che tra l'altro è di nuovo accompagnata dalle belle realtà storiche come Villa dei Vescovi, che è proprio ai piedi della vigna di Elisa, e questa Villa Vescovi è quella che ha ispirato il Palladio, una villa del 1500. Poi proseguendo verso Valdobbiadene, altri circa 60 km, e si arriva a Valdobbiadene dove la nostra famiglia da 21 generazioni produce il Cartizze, che è sicuramente la massima espressione del vitigno che dà origine al molto più popolare Prosecco. Cartizze è la più alta collina, la più ripida, nella quale ci piace accompagnarvi a visitare le vigne e anche a visitare naturalmente la cantina e assaggiare questo magnifico vitigno che è il Glera, che dà origine al Prosecco, ma che nel Cartizze, essendo l'ultima uva che si raccoglie, raggiunge dei livelli di intensità aromatica che nelle altre colline non si raggiungono. E l'ultima tappa è quella che abbiamo appena realizzato dopo 5 anni di sperimentazione, che è il vigneto più alto d'Europa. Pensate, a Cortina d'Ampezzo, un'altra perla del Veneto, una perla delle Dolomiti, abbiamo realizzato un vigneto insieme a Fabrizio Zardini e Francesco Naclerio a 1388 metri di altitudine, il vigneto più alto d'Europa. E lì questo incrocio Manzoni, che è il vitigno che abbiamo scelto dopo 5 anni di sperimentazione, darà luogo alla produzione del bianco più alto d'Europa, i cui primi litri abbiamo assaggiati nel 2013. Pochissima produzione per un wine lovers che cercano cose uniche e che permetteranno di chiudere in bellezza questo tour di quattro tappe nel Veneto, la Venetian White Wine Experience, all'insegna di Hemingway, perché abbiamo scelto proprio lui come testimone, l'uomo che
più di tutti ha saputo mettere insieme la qualità della vita attraverso il vino, attraverso i luoghi, i paesaggi più belli, e che sicuramente, avendo abitato un anno a Torcello e un anno a Cortina, è l'uomo che più di ogni altro ha saputo godere di questi magnifici territori.